Buongiorno amiche da questo bellissimo balconcino sui tetti di Roma, nel cuore proprio di Campo dei Fiori, e oggi vorrei parlarvi di un argomento molto divertente, il look delle donne romane nel centro storico di Roma. Tutte sappiamo che ogni città ha i suoi codici stilistici, a Roma ci si veste in modo diverso rispetto a Milano, rispetto a Napoli, ma anche all'interno della stessa città ci sono delle differenze. Quindi anche Roma, di solito siamo abituate a parlare di Roma Nord, che è un po' più pariola, un po' più griffata, Roma Sud invece un po' più eccentrica e colorata, le donne hanno un look diverso e poi ho scoperto che c'è il look delle donne del centro storico di Roma e ne parliamo oggi insieme in questo primo appuntamento di vacanze romane. Sono subito adeguata con questo look molto sobrio perché qui nel centro storico di Roma i colori sgargianti, fluo, pastello non sono proprio amati. Il look della donna del centro storico è molto radical chic, a volte minimal, ma questo non significa che non sia ricercato e griffato rispetto a quello che accade a Roma Nord e a Roma Sud. Un po' per l'anima, sia popolare ma anche nobile, c'è un gusto più radical chic. I marchi assolutamente non sono da mostrare. Questo non significa che il look, sia noioso, non dimentichiamoci che nel centro storico ci sono tantissime boutique indipendenti che producono, accessori e abbigliamento davvero molto particolari. Quindi ecco, la scelta è proprio su mood più understatement, meno, griffato, insomma, da mostrare. E tutto sommato vi dirò, questo stile un po' mi sta conquistando perché c'è proprio una volontà in qualche modo di esprimere una propria personalità e ricercatezza stilistica. Queste sono alcune piccole note di costume, ma era molto divertente segnalarvelo ed è il primo appuntamento di vacanze romane. Questa piccola rubrica che farò dal cuore della mia città in cui vivrò la Roma, che è la mia città proprio da turista in qualche modo. E quindi noi ci vediamo prestissimo con altre chicche sulla moda romana.